E continuiamo a parlare delle polemiche che hanno travolto il cantante partenopeo Joliet, e lo facciamo collegandoci in diretta con Luigi De Magistris, già sindaco di Napoli. Buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, buon pomeriggio a voi tutti. Ecco, polemiche De Magistris a Sanremo contro Joliet, una sala stampa in rivolta. Lei sui social ha parlato di un rigurgito antinapoletano. Sì, io per la verità sono intervenuto nell'immediatezza perché ho provato subito quel senso di ingiustizia per chi, come dire, è napoletano, sa come vanno le cose, e ho trovato davvero inqualificabile che una parte del pubblico dell'Ariston di Sanremo abbia fischiato un giovane talento italiano, oltre che napoletano e meridionale, che si siano addirittura alzati uscendo dal teatro. Ovviamente sulle canzoni ognuno la può pensare come vuole, ma quell'atteggiamento io ci ho visto un rigurgito anti-napoletano. In più aggiungiamo poi, come accade talvolta per gli ultimi della nostra città e per Napoli, Joliet ha vinto con il voto del popolo, soprattutto dei più giovani, e ha perso con il voto poi di chi rappresenta di più il potere, cioè la carta stampata. Quindi bella l'immagine di cinque giovani sul palco, ovviamente Angelina Mango è un altro grandissimo talento, tra l'altro meridionale, quindi ha una bella vittoria la sua, però io, come dire, ho fatto il tifo per Joliet semplicemente non solo perché è napoletano, perché ho provato in quel momento un senso di ingiustizia che credo abbia ferito il ragazzo, perché quando ha finito di cantare, concludo, l'ultimo suo pezzo a Sanremo, è andato subito nel backstage, quindi immagino il dolore che ha provato lui, ventenne, a Sanremo, quella grande gioia ferita da un manipolo di antinapoletani. Ecco, De Magistris, c'erano state delle polemiche già però nei giorni antecedenti il festival, riguardanti proprio Joliet e soprattutto sulla lingua napoletana, sul dialetto a Sanremo. Qual è la sua opinione in merito? C'erano stati proprio, possiamo dire, degli schieramenti anche proprio in città su questo tema. Guardi, innanzitutto Joliet è napoletano, ma alla maggior parte dei suoi fan, dai rilievi che ci sono sui social, a Milano e a Roma. Quindi non è che, come dire, c'ha il fan club solamente a Napoli o al Rione Gescalo o nel suo quartiere, né dobbiamo considerare, come dire, Joliet un accademico della Crusca. Cioè non è che Joliet va giudicato per come parla il napoletano, per come si muove, se la sua musica piace a tutti oppure no. Io quando ho fatto il sindaco, no, quando Napoli, ricordo al sindaco Manfredi che Napoli non è che adesso è ritornata ai vertici della musica, forse lui è stato un po' distratto, Napoli sta ai vertici della musica da sempre e soprattutto negli ultimi anni. Io ho puntato molto sugli artisti di strada, proprio come Joliet e tanti altri, cioè artisti che nelle periferie, ragazzi, invece di prendere la strada del coltello e della pistola, prendono la strada della chitarra, del pianoforte, del violino, della batteria e del microfono per cantare. Questo è un lavoro che è stato fatto a Napoli, cioè non è frutto, diciamo, di un'elaborazione da laboratorio. Quindi a me non interessa se a Luigi De Magistris piace o meno le piacciono o meno le canzoni di Joliet, se parla in maniera precisa e perfetta il napoletano. A me interessa che un ragazzo di periferia sia diventato così talentuoso al punto tale da riempire per la prima volta nella storia della musica napoletana lo stadio Maradona per tre serate. Punto. Io ringrazio Luigi De Magistris per essere stato nostro ospite. Grazie. Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.